La Biblioteca di Genzano di Roma si unisce alle molte associazioni del territorio per sostenere le iniziative di celebrazione dell'Infiorata 2020, che quest'anno, a causa del Covid-19, andrà online. Lo facciamo alla nostra maniera. Vi leggeremo dal 9 al 13 di giugno dei brani tratti dal libro Il linguaggio segreto dei fiori di Vanessa Diefenbach. È un romanzo che parla della vita, del dolore, dell'amore, e lo fa con i fiori, rivelandone il misterioso e magico linguaggio. Non mi fido come la lavanda, mi difendo come il rododendro. Sono sola come la rosa bianca e ho paura. E quando ho paura, la mia voce sono i fiori. A parlare è Victoria Jones, una ragazza di 18 anni che nel giorno del compleanno deve lasciare la casa a famiglia che la ospita, dopo anni di innumerevoli e fallimentari tentativi di adozione. In quel momento avevo bisogno di tutta la mia forza e del mio tempo per riunire la mia famiglia. Sebbene fosse preoccupata, Marlena lo capiva. Il compito che mi aspettava era impegnativo. Dovevo imparare ad accettare l'amore di Grant ed Elizabeth e guadagnarmi quello di mia figlia. Non avrei dovuto mai più, in nessuna circostanza, lasciare nessuno di loro. Se era vero che i muschi non hanno radici e l'amore materno può nascere spontaneo, apparentemente dal nulla, allora forse avevo sbagliato a ritenermi incapace di crescere mia figlia. Forse anche chi aveva vissuto isolato e senza affetti poteva imparare ad amare profondamente, al pari di chiunque altro. Quella sera Hazel avrebbe dormito per la prima volta con me. Le avrei letto una storia e l'avrei cullata sulla sedia a dondolo. Poi avremmo cercato di addormentarci. Forse mia figlia si sarebbe sentita intimorita e io inadeguata, ma ci avremmo riprovato una settimana dopo l'altra. Con il tempo avremmo imparato a conoscerci e io avrei saputo darle, come ogni madre alla figlia, un amore imperfetto e senza radici.